perché ovviamente dopo lo scandaloso rinnovo dell'AIA dello scorso 14 agosto noi non ci siamo mai fermati come comitato no discarica e abbiamo cercato di chiamare alla mobilitazione le due comunità di Mister Bianco e Motta. Le ultime tre occasioni sono quelle di sabato scorso a Poggio della Guardia, dove anche Legambiente si è unito al nostro percorso di lotta. Questo sabato eravamo qui a Poggio Croce, dove proprio visivamente alle nostre spalle possiamo vedere lo scandalo di questo ecomostro a meno di 500 metri dal centro abitati. Il prossimo sabato saremo ancora nella zona del ponte di Motta Sant'Anastasia a rinnovare questa sensibilizzazione, questa sorta di balconia con il quale noi chiediamo alle due comunità di esporre, di metterci la faccia, di raccontare il proprio sdegno e la propria malsopportazione per una puzza che non può essere solo soggettiva come ci viene raccontata dagli avvocati e dagli amministratori delegati dell'OICOS, perché questa puzza, questo scandalo, questa illegalità su cui è fondata il loro business possa aver fine. E noi ovviamente metteremo non solo tutti i mezzi, quelli della creatività, della mobilitazione, ma anche quelli legali. Stiamo preparando, così come già il Comune di Mister Bianco con l'avvocato Nicolò D'Alessandro, ci auguriamo anche il Comune di Motta con l'avvocato Bivona, anche noi faremo un ricorso ad adiuvandum contro il rinnovo dell'AIA, e quindi nessuno sistema di mobilitazione è precluso alla nostra azione civile e quotidiana. Giudici, procure, cittadini, amministratori, chiunque abbia un ruolo politico all'ARS o nei consigli comunali, faccia la sua parte. Noi chiediamo a tutti i cittadini di Mister Bianco e Motta di fare ognuno la sua parte. Chi può, esponendo semplicemente un lenzuolo o comprando le bottigliette con l'aria o dei tiriti il prossimo sabato, perché noi ci stiamo anche finanziando appunto per pagare questo ricorso. Vi chiediamo semplicemente di venirci a trovare nei luoghi di mobilitazione che noi annunciamo. Uno dei vostri interlocutori è certamente la Regione Siciliana e il Governo Musumeci. Al momento quali sono le risposte, che cosa vi aspettate dalla Regione? Le risposte che purtroppo finora sono venute sono veramente inadeguate. Lo sono state già a partire dal piano del regolatore, scandaloso anche quello che ci ha considerato riserve del Regno, dove almeno un terzo della spazzatura di tutta la Sicilia poteva raggiungerci, quello che ha aumentato la percentuale di marcescibilità del rifiuto che può essere abbancato qua alle nostre spalle, che prima era solo fino al 15%, ora è stato portato al 25%, perché hanno problemi con la discarica di Bellolampo, con tutta l'area metropolitana palermitana, e quindi quello che non riescono a fare con la differenziata in quella parte della Sicilia orientale vengono a scaricare dalle nostre parti, e poi inadeguato proprio per questo rinnovo scandaloso in piena estate, preso semplicemente perché non vogliono aspettare quelli che sono gli esiti della motivazione della condanna in primo grado dell'inchiesta Terra Mia, quella che ha visto condannato per 9 anni l'ufficiale infedele della Regione Siciliana, l'architetto Cannova, e l'amministratore pro tempore Domenico Proto per 6 anni. Proprio per non aspettare queste motivazioni, che probabilmente diranno le ragioni della corruttela, hanno rinnovato un'AIA mettendo un'ipoteca per i prossimi 10 anni sulle nostre comunità già martoriate dai 40 anni precedenti.